penso di non poter dover aggiungere assolutamente niente a quello che così abbiamo ascoltato, quello che stiamo vivendo. Avete capito che io resto verso molto cansato, quindi l'ho chiesto esplicitamente al Papa e, come ha scritto lui nella lettera, a lui questa mia decisione ha fatto molto piacere. E mi ha chiesto quanti chilometri sono da Cassano a Roma. Io non glielo ho saputo dire delle ore di viaggio di macchina e di treno. Lui ha detto certo che è lontano, e però poi la mattina successiva mi ha chiamato per sapere come era andato il viaggio, quindi non è qualche cosa. Mi ha chiamato per sapere come era andato il viaggio, gli ho detto che era andato bene e quindi tranquillo. E io penso, guardate, che questo gesto del Santo Padre nei confronti della Chiesa di Cassano, vostri, miei, nostri, sia un gesto assolutamente inedito, inedito, perché il Papa, per chiedere questo servizio, avete sentito, quasi ci chiede il permesso. Questo penso dovrebbe aiutarci a capire con quale stile, con quale modo di fare si deve stare nella Chiesa. Rispetto reciproco, lo dico a me prima di tutto, lo dico ai sacerdoti, essere prima di tutto uomini di rispetto, essere uomini degni ed educati sul piano umano, perché i maleducati non possono essere cristiani. I maleducati non possono ricoprire ruoli né cristiani né politici. Ecco, essere persone educate. Io di qui trago prima di tutto una lezione di delicatezza, di rispetto, di educazione per la nostra Chiesa. Penso che sia molto bello questo. Lo trovate anche voi che bello. Mi commuove veramente questo modo di fare del Papa, non nei confronti della Chiesa, della Calabria, no, nei confronti dei nostri volti, delle nostre storie. Proprio per la bellezza di questa lettera del Santo Padre, io chiedo che questa lettera venga letta, venga distribuita dopo a tutti, venga letta nelle chiese domenica, no, dopodomani, insomma, il primo, durante tutte quante le messe, ma non per dire che il nostro vescovo è andato a fare non so che cosa, molto più importante è l'altra cosa, cioè che ci arrivi anche questo bel messaggio da parte del Santo Padre. È inutile dirvi che devo adesso riorganizzare un po' la mia testa, se sarà possibile, recuperare un po' di equilibrio, però ecco, conto molto sull'aiuto di tutti, sulla preghiera di tutti. Se ho potuto chiedere al Papa di lasciarmi vescovo di Cassano e lui aveva qualche, mi ha mostrato un po' una sorpresa, no? Io gli ho detto posso farlo perché ho laici ed ho sacerdoti che sicuramente mi sosterranno in questa fatica e non mi faranno pesare questo lavoro, questo impegno nuovo che mi chiede, anche perché ritengo che tutto questo vada, diciamolo anche, no? Vada a onore della nostra Chiesa, della Chiesa di Cassano. Sicuramente se ne parlerà oggi, se ne parlerà domani, si parlerà di Cassano e io sono felicissimo di questo. Credetemi, sono felicissimo di questo, di aver optato e di dare questo piccolo contributo, diciamo anche, di visibilità positiva al nostro territorio. Grazie proprio a tutto il lavoro che si fa nella nostra Chiesa, si fa nella nostra città. Certo, Signore, devi aiutare me, devi aiutare voi, devi aiutare tutti quanti noi, in modo tale che si possa dire la Chiesa di Cassano sta collaborando, sta contribuendo a portare avanti questo progetto
di Chiesa, che è il progetto che Papa Francesco, grazie all'input dei pastori e dei pontefici precedenti, sta portando avanti. Quindi la mia gratitudine, non sono preoccupato, credetemi, perché so di poter contare su sacerdoti bravi, su sacerdoti, ripeto, che si dedicano davvero. Quindi non sono preoccupato, no, non sono preoccupato, devo soltanto, ripeto, riorganizzarmi, e finché davvero io sentirò intorno a me affetto, comprensione, anche perdono, sicuramente per quello che non riuscirò a fare, non saprò fare, finché io davvero questo, state tranquilli che io da Cassano non mi muovo, va bene? È chiaro che nel momento in cui dovessi avvertire una difficoltà, proprio mia, in cui disagio mio interiore, perché il mio servizio qui diventa un servizio non reso bene, ma solo questo, potrebbe cambiare le cose, ma io spero, sono convinto proprio che non è nemmeno da mettere in conto tutto questo. Questo è il mio modo di vedere, è il mio modo di guardare alle cose. Quindi mi affido alla vostra preghiera, mi affido al vostro affetto, non temo di dirlo, no? Alla vostra preghiera, al vostro affetto. E nel nome del Signore andiamo veramente, veramente avanti. E vorrei che concludessimo con questo nostro... chiesto di nessuno che mi faccia discorsi, perché non c'è nessuna necessità. Ci siamo detti tutto, ci siamo detti tutto. Quel che devo dirci ancora, abbiamo tanto tempo per dircelo, quindi siamo pacifici, no? Adesso pregheremo con la preghiera breve dell'Angelus Domini, con il canto della Salve Regina, perché voglio veramente che Maria Santissima continui ad accompagnare la nostra Chiesa, questa nostra diocesi. Bene, ci mettiamo in tempo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.